Allora, vediamo un pochettino di discutere. Grazie per l'invito, tanto per cominciare, mi fa piacere stare qui con voi e parlare di questi argomenti. Ok, gli scienziati, anche Aristotele era uno scienziato, ok? Solipsi dixit di Aristotele. Vediamo un pochettino di cosa si parla qui. Allora, io tanto per cominciare, io vi vorrei dire che tutto quello che vi dirò ora è tutta roba pubblicata nelle riviste scientifiche, quindi non sono cose che mi sono inventato io, cioè, sono cose pubblicate nelle maggiori riviste scientifiche. Allora, la parola chiave quando si parla di cambiamenti climatici è che in questo argomento l'incertezza purtroppo è grande, ok? Quindi, e vi parlerò un po' delle varie incertezze e vi faccio vedere come gli scienziati o la mia stessa ricerca sta cercando di ridurre quell'incertezza, cioè cercare di gestire l'incertezza. Allora, vediamo un pochettino, andiamo un pochettino avanti. Allora, tanto per cominciare abbiamo visto che abbiamo detto, ok, vabbè, il pianeta in fiamme, gli scienziati siamo sull'orlo della catastrofe, su questo è quello che i media ci raccontano, e vabbè, e questo l'abbiamo detto. Il meteo è il clima, il meteo non è il clima, il meteo è una cosa che succede in ogni momento, cambia ogni momento, queste sono visioni meteorologiche della Terra. Dopo pochi giorni vedete che la situazione cambia drasticamente, alcune zone diventano più calde, zone calde prima diventano fredde dopo, nel giro di pochi giorni. Ecco, vabbè, questo è il meteo. Il clima bisogna fare delle medie su lunghe scale temporali, diciamo 30 anni, possono essere 10, 11, ma non può essere un anno, perché se prendete la temperatura di un anno, allora vedete le fluttuazioni climatiche della Terra, che sono fenomeni naturali. Cioè, un anno può essere caldo, il successivo può essere più freddo, ecco. Quindi non bisogna confondere questi eventi singoli, diciamo, perché non è il clima, okay? Sono fluttuazioni naturali del sistema climatico, ben sapute. Vabbè, l'abbiamo detto. Allora, il clima, quando noi parliamo di clima, la cosa interessante è che il clima della Terra, questo grafico là sopra indica il clima della Terra negli ultimi 500 milioni d'anni. Vedete, noi siamo qui, vedete che il clima della Terra è sempre cambiato, ci sono stati molti periodi molto più caldi, compresi questi qui, questi sono gli interglaciali degli ultimi 500 milioni d'anni, più caldi del periodo contemporaneo. Considerate che durante questo periodo, che 120.000 anni fa, gli ippopotami stavano a Londra. A Londra, andate nei musei a Londra, trovate i scheletri di ippopotami trovati a Londra. Quindi faceva molto più caldo e il clima tropicale. Quindi i livelli del mare erano 8 metri più alti di oggi, li vedete sulle coste. Quindi, ora, questo record molto complesso in realtà è fatto di molti cicli, quindi ci sono a diverse scale temporali, dalle 150 milioni d'anni fino ad arrivare al ciclo annuale che tutti quanti noi conosciamo. Ma a noi in modo particolare interessano questi cicli qua, che sono da quelli millenari a quelli multidecennali, che sono quelli che determinano il cambiamento climatico che a noi interessa. Va bene? Quindi molta della mia ricerca si è basata su questi cicli, ad esempio. Ora andiamo a vedere un po', andiamo avanti. Allora, questo abbiamo detto, l'abbiamo visto prima, queste sono le temperature che si ritengono del mondo, ok? C'è stato un riscaldamento di circa 1 grado dal 1850 ad oggi. Il problema è se questo riscaldamento climatico è dovuto all'uomo o alla natura. E questo è il grande interrogativo, vabbè? Quindi interpretare questo record. Ovviamente, per interpretare correttamente questo record, non mi devo dimenticare del passato. Ecco, questo è il punto fondamentale, perché abbiamo visto che anche nel passato il clima è cambiato. Va bene? Ora, prima di arrivare a questo punto, andiamo al punto che interessa a tutti quanti voi, cioè è rischioso che il clima continui a cambiare? Cioè, da dove nasce tutta questa idea del rischio, no? Di cui stavamo parlando, e quindi dell'allarme? Ecco, nasce da delle simulazioni al computer del sistema climatico. Ecco, qui vedete alcune simulazioni, cioè alcuni modelli climatici. Vedete che queste simulazioni, ecco, partono dal 1850, arrivano fino al 2100. E cosa fanno queste simulazioni? Vabbè, simulano il sistema climatico, poi vedete queste quattro righe colorate che sono simulazioni o
ottenute per il futuro, quindi sono delle proiezioni, che sono ottenute usando degli scenari di sviluppo economico diversi. Quindi si va dallo scenario 1.2.6 allo scenario 2.4.5, 3.7.0, poi 5.8.5, sono scenari diversi. Tra cui questo verde qui è lo scenario a zero emissioni, cioè quello che di cui si parla tanto, no? Dobbiamo azzerare le emissioni per il 2050, dimezzarle per il 2030 e compagnia bella. Quindi, in altre parole, abbiamo questo. Poi qui ci sono il rischio, c'è il rischio in diversi sistemi. E che cosa vedete? Vedete che se si superano i 2 gradi centigradi, che sono questi qui, 2 gradi rispetto al periodo preindustriale, che è questo qui, okay, allora inizia il rischio inizia a diventare un pochettino rosso da diverse parti, inizia a diventare rosso in diverse parti, quindi diventa una situazione di vulnerabilità, cioè l'uomo non è più capace di adattarsi, perché il cambiamento climatico di per sé è rischioso se è troppo rapido. È perché poi non abbiamo tempo materiale per adattarci al nuovo riscaldamento, quindi si ritiene che se si supera 2 gradi allora è rischioso. Quindi che cosa si vuole fare? Si vuole rimanere sotto i 2 gradi, cioè questo è praticamente l'accordo di Parigi, no? Di Copenaghen, che ci vuole far tenere sotto i 2 gradi, tra 1 grado e 5, diciamo 2 gradi, cioè. E per farlo, come vedete in questo grafico, l'unico modo è di seguire lo scenario 1.2.6, che è lo scenario zero emissioni. Va bene? Quindi se vogliamo in un certo senso salvare il pianeta, dobbiamo seguire lo scenario zero emissioni 2.6, che ci garantisce, secondo questi modelli, di rimanere sotto i 2 gradi centigradi, cioè tutto quello che questi ragazzi ad esempio stanno dicendo si basa su questa interpretazione del sistema climatico. Quindi che cosa bisogna fare a questo punto? Quindi, questi ragazzi non sono folli, cioè si basano su questa interpretazione, d'accordo? Quindi noi di fatto stiamo seguendo qualcosa più simile a questo scenario 2.4.5, però ecco, questo scenario non è sufficiente per farci rimanere sotto i 2 gradi centigradi, e di conseguenza bisogna fare di più, ed è quello che questi ragazzi ci stanno chiedendo di fare, va bene? Ma il problema scientifico è un altro, e il problema scientifico è, vabbè, d'accordo, c'è questa narrativa allarmistica che è basata su quei modelli, ma tutta quella interpretazione del sistema climatico è basata sulla sabbia oppure sulla roccia? Cioè questo è il problema scientifico. E quindi allora sviluppiamo un discorso scientifico. Allora, quali sono i problemi con i modelli? Cioè questi sono i modelli che vengono usati per interpretare il cambiamento climatico. Allora, queste sono tutte simulazioni diverse fatte con i modelli usando diversi scenari di sviluppo economico, cioè il 2.6, il 4.5, il 7.0, 8.5. Vedete che le temperature future dipendono ovviamente dallo scenario economico, cioè questo è lo zero emissioni e gli altri sono a diverso tipo di emissioni. Ecco, quindi ci sono diversi scenari a seconda dello scenario economico. Quindi il primo punto è: qual è lo scenario economico realistico, se voglio stimare il vero rischio, io devo vedere quale di questi è quello realistico. Il secondo punto che vedete qui è che qua vedete diversi colori, alcuni sono blu, altri sono rossi, ora poi ne parleremo fra poco, cioè questo dipende dalla sensibilità climatica del modello alle emissioni di CO2, ad esempio, no? Quindi vedete che alcuni modelli sono blu, altri sono rossi, alcuni hanno bassa sensibilità, altri hanno alta sensibilità. So quali di questi modelli è realistico, perché la differenza tra i vari modelli è enorme, come potete vedere qua. Ad esempio, secondo questo scenario, ecco, quelle a bassa sensibilità danno 4 gradi, quelle ad alta sensibilità ne danno 8, e quindi c'è un'enorme differenza. Cioè, quali di questi modelli? Il terzo punto da affrontare è se questi modelli sono fisicamente credibili in generale, ecco, indipendentemente da questi altri due problemi. Quindi analizziamo brevemente i vari casi. Quale percorso socio-economico condiviso è realistico? Questo è il punto primo. Ora, questo è un lavoro pubblicato su Nature che affronta questo,
questo tema e si vede chiaramente che l'8.5 è altamente unrealistico, il 7.0 è non realistico. Il 4.5 è realistico, che sarebbe questo blu che sta qui sotto, perché segue un pochettino quello che stanno facendo i paesi, mentre cioè quelli a zero emissioni, quelli che a zero emissioni sono praticamente anch'essi considerati poco realistici, cioè gli stati non vogliono farlo, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo scenario vero che bisogna considerare per le emissioni, per le stime future, per le proiezioni future, perché è la cosa. E quindi il rischio va basato su quello, va bene? Ora, bisogna considerare che questo è riconosciuto anche dall'IPCC, che non è un organismo scientifico, a dire la verità, è un organismo politico perché dell'ONU, vabbè, però che cosa dice l'IPCC? L'IPCC dice la probabilità di scenari ad alte emissioni come l'8.5, ad esempio, è considerata bassa, quindi la probabilità è bassa alla luce delle recenti sviluppi nel settore energetico. Studi che considerano le possibili tendenze future delle emissioni in assenza di ulteriori politiche climatiche, quindi non c'è bisogno di fare oltre, approssimativamente sono in linea con gli scenari intermedi come il 4.5, cioè il 2.5, è quello che dicevamo prima. Il problema dell'IPCC però è che nonostante affermi che l'8.5 non è realistico, ci fa vedere tantissime proiezioni basate proprio sull'8.5 che è estremamente allarmistico. Estremamente allarmistico, cioè quindi c'è questa enfasi sull'allarme, no? Ma questo è quello realistico. In ogni caso, cioè queste sono alcune stime del rischio, usando l'8.5, cioè quello non realistico, quello eccessivo, e si vede qui che tantissime cose, soprattutto quelle più pericolose, compresi anche uragani e compagnia bella, sono praticamente non si vede, non ci saranno grossi cambiamenti, è bianco, quindi non ci saranno grossi cambiamenti. Quello che cambieranno sono le ondate di calore, cose del genere, perché c'è un riscaldamento, però molte cose qui praticamente non sono molto pericolose. Vabbè. Ora, ma primo punto, abbiamo detto. Secondo punto, quali di questi modelli potrebbero essere realistici? Allora, i modelli sono tutti diversi tra di loro, cioè qua c'è una selezione di una quarantina di modelli usati dall'IPCC e questi sono tutti diversi tra di loro. Allora, cosa sono questi numeretti che vedete qua? Questi numeretti sono la sensibilità climatica all'equilibrio, che è la sensibilità del sistema climatico predetta da questi modelli a un raddoppio della CO2, quindi il riscaldamento indotto dalla CO2 essenzialmente. E vedete che questi modelli sono tutti diversi tra di loro, cioè abbiamo modelli come questo qui che predicono un riscaldamento al raddoppio della CO2 di 1,8 gradi centigradi e questo invece che ne predice 5,6, il che significa che i modelli sono tutti diversi. Quindi quando noi diciamo che la CO2 è un gas serra e quindi riscalda il pianeta, questo è vero, ma da un punto di vista quantitativo nessuno sa quanto riscaldi il pianeta. Perché c'è un'enorme incertezza, cioè questo è un punto enorme, ok? Quindi i vari modellisti sono in disaccordo tra di loro, essenzialmente. Quindi bisogna capire se almeno la vera sensibilità climatica si trovi qui dentro, o si trovi qui dentro, o si trovi qui dentro, perché da qui deriva poi le proiezioni future, quindi il rischio climatico, va bene? Quindi dividiamo questi modelli in tre gruppi e vediamo cosa succede. Allora, c'è un problema che è stato riconosciuto, questo è un altro lavoro su Nature, c'è il problema dei modelli sono troppo caldi, cioè praticamente la gente si sta accorgendo che molti di questi modelli non vanno bene, stanno predicendo troppo caldo rispetto a quello osservato, d'accordo? E infatti, che cosa dice l'IPCC? Allora, i modelli ci dicono che la sensibilità climatica può variare da 1,8 a 5,8, come abbiamo visto prima, no? Però l'IPCC segue questo studio che ci direbbe che la sensibilità vera varia da 2,6 a 4, diciamo. Quindi diciamo, l'IPCC più o meno segue questo studio qui, 2,5-4, diciamo, 2,5-4, quindi siamo nel mezzo di quella finestra. Ecco, tuttavia ci sono tutta una serie di articoli recenti, tra cui anche alcuni miei, in cui si fa vedere che la vera sensibilità climatica dovrebbe essere al di sotto dei 3, praticamente tra 1 e 3. Di conseguenza sono i modelli a bassa sensibilità climatica quelli più
concreti, cioè praticamente questo è quello che i modelli fanno, questo è quello che l'IPCC ritiene più probabile, e questi sono i risultati della sensibilità climatica secondo i nuovi studi. La cosa interessante però è che gli stessi scienziati riconoscono che c'è la sensibilità climatica può variare negli studi pubblicati da qui a qui, no? E praticamente però la cosa dice, è stato notato una discrepanza sostanziale tra le stime della sensibilità climatica derivate dai modelli climatici e le stime basate sui dati sul riscaldamento osservato e sul bilancio radioattivo. Le stime basate sul riscaldamento osservato indicavano valori molto inferiori rispetto a quelli derivati dai modelli. Cioè praticamente c'è un sì, la gente, gli scienziati sanno che c'è una dicotomia tra il modellato e l'osservato. O in scienza, quando c'è questa dicotomia, significa che i modelli sono sbagliati, essenzialmente. Va bene? Quindi ci sono studi empirici che mostrano che la sensibilità climatica all'aumento della CO2 è oggettivamente modesta. E questi sono sempre il mio studio dove faccio vedere appunto questa divergenza, cioè dagli anni 80 a oggi i dati climatici sono questa linea nera, i dati gialli sono i modelli, vedete che i modelli ad alta sensibilità stanno qui, quindi c'è troppo caldo, i modelli a media sensibilità sono un pochettino più caldo e i modelli, diciamo, a bassa sensibilità potrebbero essere corretti e di conseguenza bisogna prendere questi modelli per fare le proiezioni future e quindi stimare il rischio. Ecco, qui si fa vedere lo stesso grafico con i vari modelli e questi sono i dati climatici. Qui faccio vedere anche questo record, questi sono lo stesso riscaldamento ma preso da un altro modo, cioè questi sono il riscaldamento preso con i dati alla superficie, questo è il riscaldamento vicino alla superficie preso però dai satelliti. Vedete che c'è una grande differenza, è molto più basso questo riscaldamento, ne parlo dopo in un momento. Quindi, caso 3. Ci sono ulteriori evidenze che i modelli possono essere fisicamente errati? Cioè questo è il terzo punto che dobbiamo affrontare. Cioè, vabbè, la risposta è sì, perché l'IPCC, questa è un'altra figura pubblicata dall'IPCC, mostra sempre questo grafico che mostra il riscaldamento predetto dai modelli in tutta la troposfera. La troposfera sono i primi 10 km dell'atmosfera, quindi non stiamo parlando solo del riscaldamento superficiale, stiamo parlando del riscaldamento di tutta l'atmosfera. E che cosa si osserva? Si osserva ad esempio che i modelli sono queste linee rosse e i dati sono queste linee nere, che vedete qui, no? Quindi è riscaldamento agli anni 80, cioè, vabbè, cioè questo dal 79 al 2014, questo dal 98 al 2014, vedete che c'è una grossa differenza tra le proiezioni dei modelli e quello che i dati effettivamente mostrano. Quindi i modelli mostrano un riscaldamento che non è stato osservato nei dati. Questo è un grosso problema per i modelli, cioè non riescono a riprodurre correttamente il riscaldamento della troposfera. Poi c'è un secondo problema, cioè il riscaldamento, cioè possiamo credere ai dati climatici, a questo riscaldamento di circa un grado che si è osservato dopo il 1900, possiamo crederci o no? In realtà ci sono studi, tra cui alcuni miei, in cui si fa vedere che probabilmente i dati climatici sono infettati, per così dire, dal riscaldamento urbano e da altre cose che non hanno niente a che vedere con il cambiamento climatico. Cioè, ad esempio, c'è una grossa divergenza tra il riscaldamento misurato con le stazioni a terra e il riscaldamento misurato con i satelliti. Ad esempio, qui siamo sull'oceano e vediamo che c'è un accordo tra i satelliti e i dati superficiali. Qui siamo sulle terraferme e vedete che il rosso sono i dati misurati con le stazioni, questi sono i dati satellitari, vedete una bella differenza che significa che c'è un problema a terra, cioè i dati superficiali non sono in accordo con i dati satellitari e ci sono diverse ragioni e diverse cose che spiegherebbero questo riscaldamento come dovuto al calore urbano che sta, cioè quindi il vero riscaldamento potrebbe essere inferiore. Un altro problema aperto è effettivamente quello che stanno facendo i modelli. Allora, i modelli interpretano il clima in questo modo, cioè praticamente si assume che c'è un contributo antropico e naturale. Cioè, quando i modelli assumono entrambi i contributi, allora i modelli sembrano fittare i dati,
cioè questa è la simulazione completa. Poi si fanno correre i modelli usando soltanto quello che si ritiene essere il contributo naturale, no? La variazione delle attività solari, vulcane, eccetera, eccetera. In questo caso i modelli non producono nessun riscaldamento, da cui si deduce che tutto il riscaldamento osservato dall'inizio del secolo è di natura antropica, cioè questa è la teoria del riscaldamento antropico, deriva da questa figura, d'accordo? Ora, qual è il problema però da questa figura? Il problema, questa è un'altra figura dell'IPCC, questa è un'altra figura dell'IPCC, dove si fanno vedere gli stessi modelli, però a questo punto partendo dall'850, cioè stiamo parlando dal Medioevo a oggi. E che cosa si osserva? Si osserva che i modelli, che sono questi qua rossi, i modelli predicono, stanno qui sotto, i modelli stanno qui sotto, i dati, che sono questi qua neri, stanno qui sopra la media. Quindi vedete che i modelli non riescono a riprodurre il caldo medievale. Cioè praticamente, mentre i modelli ci dicono, ci vorrebbero far credere che il clima è rimasto costante praticamente da sempre, i dati mostrano una variabilità climatica che il sistema, che i modelli non è in grado di catturare. Quindi questo è un grosso problema, perché cosa ha causato questo riscaldamento medievale? Potrebbe aver contribuito anche a questo riscaldamento attuale, quindi ci sono, quindi significa che il modello non riesce proprio a ricostruire i periodi caldi del passato, perché il modello ci dice che il clima è costante. Il clima è costante, poi arriva l'uomo e il clima inizia a cambiare. No, c'è una contraddizione. E questo c'è scritto nell'IPCC, non sono cose che mi sono inventato io. Quindi il caldo medievale lo si sa da innumerevoli evidenze storiche, cioè i vichinghi sono andati in Groenlandia, ci sono un'infinità di situazioni. Poi ci sono stati altri periodi caldi durante gli ultimi 10.000 anni, ad esempio, lo sappiamo, ad esempio sulle Alpi, sotto i ghiacciai si stanno sciogliendo, si dice, ma sotto i ghiacciai poca gente ci ricorda che la gente scopre alberi, tronchi d'albero, va bene? Sotto i ghiacciai. Quindi vuol dire che qualche migliaio di anni fa lì c'erano delle foreste dove oggi ci sono i ghiacciai, il che significa che allora faceva più caldo. Tant'è vero che nel periodo romano questo passo, che è il passo di Susteren in Svizzera, probabilmente era così quando oggi è così. Cioè all'epoca c'erano degli alberi, oggi non c'è nulla. Che significa che il periodo romano era molto caldo, e lo sappiamo da diversi record. Ultimo punto, dubbio, è che ci sono, cioè l'IPCC afferma che essenzialmente che il Sole, questi modelli usati dall'IPCC affermano che il Sole non dà quasi nessun contributo al cambiamento climatico. La verità è che ci sono innumerevoli studi pubblicati nella letteratura scientifica che ci fanno vedere, ad esempio, che il caldo medievale si correla perfettamente con un aumento dell'attività solare e questa correlazione tra i dati solari e i dati climatici si ripercuote per 10.000 anni. Cioè qui si vedono 10.000 anni di dati correlati, uno sono i dati climatici, l'altro sono i dati solari, vedete che è una perfetta correlazione che significa che è il Sole il principale, diciamo, responsabile del cambiamento climatico ed è grosso l'effetto solare. Ora, il Sole qual è? Come viene trattato dai modelli? Questo è un altro punto interrogativo, perché vedete che cioè questo è un lavoro di Berilli, che è un professore un fisico del Sole di Roma, e praticamente lui ci fa vedere, cioè, ma ci cioè, sono molti altri, anch'io faccio vedere queste cose, ma ho voluto prendere un altro, il lavoro di un altro collega, dove ci fa vedere che l'attività solare del passato non è ben conosciuta. Ci sono diverse ricostruzioni dell'attività solare e vedete che c'è una differenza enorme su quello che fa il Sole. Alcuni modelli dicono che il Sole è quasi costante, altri modelli ci dicono che il Sole è variato tanto nel passato, molto. Ora, i modelli, e questa è una scelta politica fatta dai modellisti, usano come forzante solare questo record viola, che vedete è quasi costante. È chiaro che se il Sole è costante, il Sole non può contribuire al cambiamento climatico. Ecco, però dovrebbero usare gli altri record, che sono cioè, problemi molto più problemi. Cioè, praticamente loro usano un sole costante per poter dire poi, e vabbè, ma il riscaldamento contemporaneo è dovuto quasi totalmente all'uomo. Il problema qual è? Che se noi andiamo a vedere il passato come il Medioevo, poi non prende niente, perché non prendono i periodi caldi del passato.
Questo è un record, sempre di un altro collega, questo qui, dove si parla della modulazione solare della frequenza delle inondazioni dell'Europa centrale durante la primavera e l'estate su scala temporale interannuali e pluricentenarie. Questi sono 5.000 anni, 5.000 anni, dove si fa vedere che il numero di queste alluvioni si correla perfettamente con i dati solari. E dati solari. Quindi, come si fa a dire che il sole non dà nessun contributo, dà un contributo trascurabile? Cioè, praticamente il cambiamento climatico è regolato dal sole, essenzialmente. Quindi, che cosa si conclude? L'unico scenario, quindi, che cosa si conclude questo? L'unico scenario di sviluppo economico realistico è il 4.5, che è uno scenario moderato, che significa che noi continuiamo ad immettere CO2 nell'atmosfera come stiamo facendo ora, essenzialmente. Continuiamo ad aumentarlo, poi dopo il 2050 si inizia una moderata mitigazione, ma non si raggiunge mai lo zero, quindi è molto moderato, ed è quello che stanno facendo gli stati, essenzialmente. Questo è quello, diciamo, realistico. Poi la sensibilità climatica è bassa alla CO2, quindi non è alta. E poi ci sono altre evidenze che i modelli sottostimano l'effetto solare e che il riscaldamento misurato potrebbe essere sovrastimato dal riscaldamento urbano. Cosa si deduce da queste tre conclusioni che abbiamo visto? Si deduce questo, si deduce questo. Allora, confrontiamo quello che dice l'IPCC e quello che si può dedurre riguardo al rischio relativo alle nuove cose che vi ho fatto vedere. Allora, secondo l'IPCC, questi sono i quattro scenari che vi ho fatto vedere, l'unico modo per rimanere sotto i 2 gradi è quello di seguire lo scenario 2.6 delle zero emissioni, quando gli stati stanno facendo questo, stanno facendo il 4.5, ma questo non sarebbe sufficiente per raggiungere, per essere salvati, perché bisogna stare sotto i 2 gradi centigradi, diciamo, questo sta sotto, di conseguenza non potrebbe essere. Però, se si assumono le cose che vi ho fatto vedere prima, i 3 casi che vi ho fatto vedere prima, e si usa lo scenario 4.5, che è questo scenario moderato, allora vedete che il riscaldamento predetto per il futuro sarà in linea con i 2 gradi centigradi, il che significa che quello che stiamo facendo è sufficiente per mantenerci in uno stato, diciamo, di sicurezza. Quindi l'accordo di Parigi è soddisfatto anche dallo scenario 4.5, quindi non c'è una vera emergenza climatica, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più. No, stiamo già facendo il sufficiente, è più che sufficiente quello che stiamo facendo, quindi bisogna essere moderati su queste cose qui. Ora, molto brevemente, curiosità. Confronto delle emissioni tra la Cina e l'Italia. Vedete che la Cina sta emettendo pro capite, allora, l'Europa sta emettendo ora il 6,7% delle emissioni globali, quando la Cina sta al 29,16%. E vabbè, quindi vuol dire che anche se l'Europa va a zero, non fa niente nel mondo, perché conta il 6%, il 6-7%, cosa volete che conti? Però il confronto tra l'Italia e la Cina è ancora più interessante, perché qui ci sono le emissioni pro capite, le emissioni cioè per ogni persona. L'Italia oggi sta a 6,7 tonnellate per CO2 per persona per anno, la Cina sta a 10,9, il che significa che ogni cinese in questo momento sta emettendo una quantità di CO2 che è circa il 50%, 30-40% superiore a quello di ogni italiano. Quindi il problema non è l'Italia, semmai è la Cina. Okay? Seconda cosa, costruzioni delle centrali a carbone. L'Italia, l'Occidente ha abbandonato le centrali a carbone, quindi non stiamo più costruendo centrali a carbone. Però attenzione, guardate quello che sta succedendo in Asia. Stanno costruendo migliaia, centinaia e centinaia di centrali a carbone. Quindi come si fa a pensare che ci possa essere una riduzione a livello globale di CO2 per il 2050? Cioè, cioè è una cosa folle, perché questa roba qui continuerà per 50 anni, 70 anni a funzionare. Quindi cioè, l'Asia non sta sentendo tutta questa pressione che noi sentiamo. Praticamente per loro non è un problema. Va bene? Ultima cosa che vi voglio far vedere è una curiosità. L'auto elettrica è il futuro, no? Il futuro. In realtà l'auto elettrica, pochi sanno che l'auto elettrica è stata la prima auto inventata
E il problema qual è? Il problema è stato inventato nell'Ottocento. Il problema è che poi, quando hanno inventato il motore termico, l'auto elettrica è fallita. Tutte queste fabbriche, cioè questa è una fabbrica italiana, la Dora, è una fabbrica di Torino italiana che produceva queste macchine auto elettriche, poi c'erano negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Electric Motor, no? Questa qua è Electric Motor. E quindi che cosa, il problema qual è? Il problema è che il problema delle batterie non è mai stato risolto. Ancora oggi non è stato risolto. Cioè, vedete qua la pubblicità che è la stessa di oggi, no? Massima eleganza, silenziose, veloci, vettura ideale per città e per dame, percorso 800 km, vabbè, con la sola carica, e ci sono altre cose, freno elettrico di recupero e tutta questa roba qua. Cioè, praticamente queste auto erano praticamente, vabbè, non molto diverse da quelle contemporanee, però il problema delle batterie non è mai stato risolto. E di conseguenza sono tutte fallite a confronto con le macchine termiche. E io sono molto sospetto che nel giro di pochi anni possa esserci, ritorno ad esserci un fallimento di queste auto. Quindi bisogna starci attenti. Mi fermo qui.